Buonasera ad una nuova puntata di Gente che non è lei. Questa sera abbiamo un ospite davvero eccezionale. È venuto a trovarci il regista Trentin Quarantino. Buonasera Trentin. Buonasera Sbragni e buonasera a tutti. Bene Trentin, vedo con piacere che gli anni passano e tu ti vesti sempre come un coglione. Perché dici questo Sbragni? Non ti piace come vesto? Ovviamente no, ma chi sono io per giudicare? Infatti Sbragni, chiudi la bocca se la devi usare per dire stupidaggini. Mi pagano per tenerla aperta. Sì lo so, la voce è arrivata anche a me. Bene Trentin, parliamo del tuo ultimo lavoro. Di cosa? Del tuo nuovo film. Tu vorresti parlare con me di cinema? E di cosa se no? Con il cervello di gallina che ti ritrovi e l'ignoranza che ti esce da tutti i pori, al massimo con te si può parlare di calcio. So di cinema quanto basta per riconoscere un film di merda ed il tuo sa di merda almeno quanto quella che hai nelle mutande. Bene va bene. Parliamo del film. Come si intitola, che io nemmeno me lo ricordo? Si intitola La terza gamba. È un film porno? Sempre a quello pensi? No, è un film drammatico che parla di disagio esistenziale. Allora è un film autobiografico? In un certo senso sì. È la storia di due gemelli siamesi che in seguito ad un incidente automobilistico vengono separati. Nella separazione però qualcosa va storto, per cui uno dei due si ritrova tre gambe e l'altro soltanto una. E quindi? E quindi quello senza una gamba impazzisce e rapisce l'altro per riprenderla. Ma non farmi dire di più. Non serve, hai detto abbastanza per capire che si tratta di una colossale merita stronzata. Ma dal momento che il produttore del film è anche sponsor di questa trasmissione e l'amante di tuo padre, tu devi invitare gli spettatori a vederlo. Certo, scaricatelo con torrent anche per farvi due risate. Salutiamo Trentin augurandoci di non vederlo mai più e diamo appuntamento agli spettatori alla prossima puntata di Gente che non è lei.